E sì, buonasera a tutti, benvenuti in live. Siamo qui su GTA 5 online, con GTA 5 Mesli, sono Santos Live Italia, con Lida Smith e Diluvia. Madonna, come viene giù la pioggia! Però diciamo che non hanno indagato abbastanza perché Oggi c'è niente di sì, che avessero avuto da più fare, ce ne tempo paghiamo un avevano po' più in giro. Che prove? No, le prove ce l'avevano a quando so, però boh, non lo so. Si dice che è partita da un mese fa questa cosa, quindi in un mese credo che le prove ci siano, però boh, non lo so. Ma hanno avuto un po' di tempo per raccogliere le prove, insomma. Sì, infatti, vabbè, però almeno è Diciamo stata che però molti fatta. reati loro li hanno già scontati, quindi. Infatti, quindi diciamo, ormai è stato fatto Vabbè, è stato fatto. Mettiamoci una birra sopra al momento, quindi dai. Già. tutto è stato fatto e via. Giusto un attimo, torno subito. Ma Will? Ha detto che andava in magazzino, ha detto. Qua è andato? La macchina sta là. Magazzino qua dentro. Ah! Fare i conti, non so. Oh, mamma. Come vai, Eliette? Tutto bene, mi sono ammalata, arrivando in città prima, però sono andata subito in ospedale a curarmi. Cosa hai ricevuto già il carico tu? Cosa? Hai ricevuto già il Sì, carico? tutto stamattina ho fatto con Giove. Se vuoi c'è Gennaro in città, chiama lui. Oggi sia Giove che Gennaro sono venuti a supportarmi. Dominic che l'ha scritto. Vabbè, entriamo, vai, che sta diluviando fuori. Eh sì, effettivamente. È un Pronto? macello. Elisa, Dimmi. ho consegnato i tuoi 50 che Sì, mancava di Valeria, già riprogrammarlo, va pagato con bene? Giova, già pagato a Ah, Giova, sì. a posto, A questo volevo posto. sapere. A A posto, posto, ciao ciao. ciao ciao. Ciao ciao ciao. Bene, bene. Pronto? Sì, arrivo subito. 2 secondi. Prego, prego.
Signori, è stato un piacere, ma no, il lavoro mi chiama. Va bene. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Che vado anch'io che devo fare delle cose. Ciao ciao. Ciao. Logan. Ciao. Ciao. Mamma mia, che diluvio. Mamma mia. Com'è andata la giornata? Bene, bene, peccato per l'economia che fa schifo. Però cambia. 34, 54, 10, 14. Mi sa che Willy, è strano che Willy non sia andato. Ah, non è che è andato. Aspetta. No, c'è la sua macchina qui fuori. Appunto. Non risponde. Non è che sappi se vado nel magazzino questo. Willy! No. Qualcuno si deve da fare davvero? Quelle birre scure. Oh, non insieme. Cosa? Mancano. C'avevo 900 di birre scure, me ne ce ne ho le 500. Che cazzo ha venduto? Boh, forse Willy. Allora, chi ha venduto? Boh, non mi hanno scritto un cazzo, io ho lasciato un messaggio. Boh. Ecco Willy. Dov'è? Eccolo qua, era sotto. Ah. Willy. Ciao. Ciao. Devo parlare. Di cosa? Hai venduto delle birre scure? Sì, ne ho vendute una marea totò, adesso devo segnarle. A posto. Ne ho venute, ne ho venute 200. A posto. Cazzo, neanche ci credevo. E poi ne ho venute 100 lo Yotun. Ah no, apposta, perché non mi trovavo che da 900 sono passate a 500 e sì, non aveva sì, scritto sì. Niente. E perché le segniamo alla fine. Okay. Sì, anch'io Valeria le lascio segnare alla fine della serata. Tipo, lei ogni sera quando vado a dormire le faccio segnare le cose. No, pensavo che era stata altre persone con questo. Scusami. No, no, tranquilla. Oltre a sentarci uccidere, ti vuole pure. Ti pensa pure che le vuoi fregare, vedi? Quindi, vedi. Ormai non mi sto. Ormai non mi fido più di nessuno. Ormai Scarlet è diventata cattiva, è diventata. No, cioè, ci vuole uccidere. Ci vuole. Allora, ieri è stata colpa tua.
Non è vero, io sul bancone sei tu che tiravi i colpi con i piedi di porco. Ieri hai detto, no, ma da qua non mi prendi, mi sono messo al balcone. Ma, ma Logan e il tassista che hanno fatto? Ma che ne so? Sono via, sono andati. Se ne sono andati? Ma stavano qua. Devono loro in cantina a prendere il gelato. Le messi paura, dici la verità, Scarlo, le messi paura. Faccio paura a tutti, faccio... devi essere gentile, devi io essere gentile, devi fare dei balletti, devi essere molto sensuale. Allora, cioè, tu fai spaventare la gente, ma non già fai attentati all'improvviso. Allora, sì, Io non ti ho preso ieri, se ero un'altra persona come me no, ne scappavo, cioè io volo così, allora... mi piace volare con la macchina. Penso che Elisa lo sa i problemi che ho io. Minchia. Ah, perché lei era in macchina. Lei guidava. Capitano. 170 capitano. All'ora, cioè se non sono morto ieri, non allora, so, io tengo un santo in paradiso. Capitano, scalle da tutte le macchine rosse per farsi vedere da lontano. Quando tu vedi una macchina rossa che si avvicina, stai lontano. Esatto. No, era blu. Era blu. No, non rossa, era rossa, blu. Macchina, ah, rossa, via. Rossa. È quella che... ho fatto un tentato omicidio lì con le... quella macchina lì è pericolosa, sa, quella anche qua ti mi schiacciava. No, mi ha fatto bello, io tenevo la macchina con i lampeggianti già, quella a mia solita, la seconda, non questa che tengo qua fuori, la riconosci, cioè faccio luce gialla già da lontano, tengo tutti i neon, cioè impossibile che non mi vedi. Non che visto. Io ho visto, non ho visto. Ma ti spiego dalla mia prospettiva. Ho visto che tu mi eri venuto quasi addosso, però no. E poi ti ho visto che facevi un volo. Più ho detto, oh, cazzo, ho fatto un casino. Allora, avevo appena lasciato l'autostrada. Quando lasci l'autostrada, ci stanno i guardrail che stringono la strada, cioè non posso andare né a destra né a sinistra. Se tu mi vieni di fronte a quella velocità, io mia. Non potevo sterzare. E se ti sembrava che stavo in quella corsia, sei venuta da me, perciò io ho visto che mi sono cagato sulla mia sotto. Perciò mi sono cagato sotto. Ho detto che... mi hai puntato, mi hai puntato. Vabbè, l'importante è che stiamo bene e siamo qui a parlare. Però guida piano, è un consiglio. Cioè, è solo che ieri dovevo correre, quindi stavo. Però pioveva, guida piano quando piove, guida piano. E anche tu hai ragione. Guida piano. Ma non c'era Borrelli. Meno male. Poi ieri sera ho tentato di uccidere Lisa, poverina. Mannaggia. Quindi è... vabbè, serial killer. Sì, Scarlet è pericoloso ultimamente. Scarlet Killer, il nuovo film della Vision News. Sai che avete visto il post su Lifebook? Tra poco uscirà il film, eh? Oddio. Ah, sì, l'abbiamo hanno girato. Messo un... quando... hanno messo giorno... un... un sì, posto sì, l'ho messo. Quando è la il giorno quando è che giorno... esce? Dovrebbe uscire a giorni. Potete mandarci magari un'anteprima noi che siamo gli attori? Sta in sala montaggio. Magari parla con quelli che sta montando. Che secondo me fanno la sera il gran Ghana, il cinema, il grande cinema. Però ci starebbe che aprissero usassero il cinema per proiettarlo, eh? Già. A pagamento, poi lo mettono lì. Senso, così, poi $500 a biglietto. E poi ci pagano. Ah, perché io ancora non ho ricevuto lo stipendio. Neanche del. Cioè quella della. Io non ho ancora ricevuto lo stipendio, quello dello spot dal Vanilla. Tu Scarlet te l'hai ricevuto? No, sto aspettando. Gaetano? Gaetano? Dimmi tutto, scusa. Lo spot del Vanilla, io ancora non sono stata pagata. Cioè, no, tu devi pagare noi. No, per lo spot posso... del Vanilla. Ah, sì, è perché sì, è vero, No, tiene tutto Iago. Scarlett, io so due settimane. Scarlett, se non mi... Elisa, scusami. Sono 2 settimane che non vengo pagata.
ma tu hai lo stipendio fisso che ti arriva, te. No. E poi hai, diciamo, puoi andare in giro a fare quelle cose. Sì, ma io Scusa, il quanto è resto che il lavoro, direttore della lavoro Vision News? gratis. E Ronny come fa a dovrebbe pagarvi? pagare lui? Deve. No, Da dove li prende i soldi, Jacopo? Scusami. Ce l'ha dati Marco del Vanilla. Ah, Che ma sì. alla fine il servizio era per lui. Certo, gli ha pagato e poi dipende una parte voi e una parte noi. Già, infatti, quindi mo tiene tutto lui. Già ieri lo volevamo picchiare perché ancora ci deve pagare. Tiene tutti i vostri IBAN, quindi a breve. Spero stasera, se è l'occhiappo, glielo dico, guarda, sono venute da me e vogliono essere pagate, quindi ti metto pressione e ti pagherà E sicuramente. poi non riesco a trovare il posto della visione dove dice la No, non è definizione. da Wazoo, l'ha messo là, allora. Ah, ok. No, Wyatt Dike, Wyatt Dike e Alexander l'hanno messo il posto. Allora, Wyatt Dike, pronto Alexander Wyatt della precedente. Registrata a luglio 2020, il film è condannato da Moneta Samurai da Rosa. È una giovane donna di colore, una storia piena di colpi di scena che racconta voi dai tempi del periodo Edo. Il film tratta temi come razzismo, Vabbè, repressione e la ragazzi, condizione sociale. io vado a casa che poi ho un appuntamento come si sa. Mi Vi raccomando, saluto. ti Vai, vai. Ci sei stasera? Non credo. Come No. no? No, sono Chissà. un aperitivo a New York. Minchia! E poi, sì, vado col jet privato. Sono tipo 7 ore private, sono 7 ore di viaggio Ma sono. quanti abbracci, Sono tipo 7 ore di viaggio siamo sono. Non lo molto consumare. affezionati. Sono 7 ore di viaggio circa, Ecco, vedi. Sono circa 7 ore di viaggio di aereo, cioè. Sì, ma sono all'aereo speciale, va più veloce e via. Vado Ah, là per fare aperitivo, cioè. quindi. No, lì sono Però, già sì. un aperitivo, ci sono soldi da spendere, c'hai. Cioè, aperitivo Vero. a New York. La villa, Poi cosa, dopo. e bisogna far vedere un attimo la presenza, sai? Poi adesso che siamo anche una, che abbiamo scoperto che c'è una famiglia mafiosa, dobbiamo far sapere in giro. Esatto, che ho soldi da spendere come mafiosi. Cioè, se è una famiglia mafiosa che non va neanche fino a New York per un aperitivo, che famiglia mafiosa è? Tra mafia e camorra, cioè, Sì, siete proprio delle brutte vanno a persone, cioè, fare aperitivo con Al Capone che e c'è un altro Elizabeth famoso Smith. di quelli. Come si chiamava il mafioso quello di Batman? Joker. No, no, quello non è mafioso. No. Aspetta. Ha due facce. No, non era uno dei cattivi cattivi. Io so che quello che stava nella politica era due facce. Falcone. E Carmine chi cazzo Falcone. c'entra in Batman Falcone, già? No, Carmine Falcone era Ah. il boss della mafia di Gotham City. Poi c'è un omonimo di quello che c'è in Italia, è uno spiacevole equivoco. Ma penso che quelli di Batman non lo sapessero. Forse l'hanno messo anche prima in realtà. E vabbè, dai, scappo, ciao! Ciao. Ciao. Ciao, ciao! Ah no, aspetta, cazzo, non mi ha consegnato le cose. Scarlett, Sì? io avevo chiesto a Gennaro se mi consegnava 100 Ok, di io canoro. glielo
Che lo dico io? E quello di bassa qualità, ma poi è da pagare. Ah, e ha consegnato... Procione, dov'è che c'è Procione? Non ha consegnato nulla. No, anche Cosmo doveva venire, come si chiama, quell'altro romano. Procione? Procione Entertainment? E l'altro grossista. Della Giove. Procione, Giove, non Procione. Consegnare Procione. Per te, portarmi la tua roba, poi alla fine non è più. Sì, sì, mi deve arrivare a Gennaro. Ah, ok, porto tutto il Gennaro. Vabbè, gli fai, gli puoi depositare lì anche le sintonie. Mm-hmm, sì. Ok, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Che bonifici. Ciao. Che bonifici. Vabbè, le tasse. Quant'è che ti devo? Aspetta, aspetta che mi metto like. Allora, aspetta, aspetta. Quello della, delle vendite qua è il 30% e quello allo YouTube è il 50%. Ok, allora. Allora, oggi ho fatto 15.000 allo YouTube. Poi oh, cazzo, ho dimenticato la camera dell'economia. Sono 150 birra, 165 che sono 8250, fai il metà, sono 4125. Quell'altro era 7500, sono 3750. Poi c'è la, quella di Totò che mi devi dare il 30%. Erano 34.000. Okay. Sono 10.200. E poi le vendite, le 100 birre allo YouTube che non so quando le vendute. E nella parte di sotto quant'è che ti devo dare? Il 30%, 10.200. Allora aspetta, mi ha dato 34.000 diviso, come cazzo si fa a calcolare il 30%? È 34.000 per 30 diviso 100. Dici 1.020. Mm-hmm. Quindi si devono dare $1000 di quelle. Come 1000? No. Ehi. Willy, la matematica è proprio... 10.000, ok, ti devo 33.000 dollari. Mm-hmm. Porca puttana, sono tantissimi. Va bene. Ma come so... A me dammene 50, dai, dammi 50. Quanto visto... fiscale? Visto che 20. Stai pagando a tutti, dai, pure a me. 50k. Ok, aspetta, ciao. Mezzo. Ciao Willy. Ciao Willy, ciao. Quanto guadagna? Sì, stiamo per la pagina, siamo in rosa. Peccato che avevo scritto Elizabeth Smith quando è sbagliato, il mio nome è Elisa. Infatti l'ho scritto. Beh, Scarlett con due T. Mi ha scritto un messaggio infatti per aggiornare, per modificarlo. Gli ho chiesto anche ancora l'uscita, però sarebbe dopo che. Che, chi è che sta organizzando? Mi sembra Alexander, no? Avrà fatto questa cosa qua. Sarebbe bello che facessero un evento al cinema e facessero vedere il film a tutti. Al teatro che c'è? Il cinema, che teatro? L'hanno messo il cinema. Ah, dove è il cinema? Scusa. È vicino al Pacific Bank, non l'hai mai visto? No. Vieni, ti faccio vedere il cinema, vieni, vieni. Vieni, sali con me. È aperta quando i miei. Ah.
facciamo veloce. Arriviamo subito. Proprio un grandissimo cinema, poi c'è il bagno, la bar, la cassa. Possono farli l'evento, possono montare un proiettore, uno schermo e fare la serata di gala. Proprio... Esci. Mamma mia. È qui proprio il cinema, proprio di fianco, guarda. Ma vedi? Ah, è questo? Sì. L'hai visto? Entriamo, guarda, non scendere. Ok. Veloce che piove. E va. È Maisonette? C'è la cassa. Si chiama Maisonette e Los Santos il cinema. Sì, sempre la sede di compagnia. Lì ci sono, qui c'è il bar, dove qualcuno può mettere cibo, se mettersi a cibo e mangiare. Lì ci sono i bagni, maschi e femmine, poi di qua c'è l'entrata al cinema. Vabbè, c'è un piccolo podio qua, non lo so. Per... sul lapide. No, è un podio, sa, Scarlett, cioè. Prima. E di qua c'è il. C'è la sala del cinema enorme, qui potrebbero proprio proiettarlo. Guarda che schermo che c'è. Ma. Non l'avevo mai visto. Non viene mai utilizzato, cioè potrebbero usarlo un sacco. Cioè, un proiettore, mettere qua uno schermo. Metti il film. Esatto, mettere un film e si guarda per una ventina di minuti. La gente paga $500 di ingresso, quindi ci pagano anche lo stipendio per il film. Ha detto che non ci pagavano. Lo so, però, cioè, se volessero veramente fare una cosa seria, potrebbero fare il biglietto d'ingresso e farsi un po' di soldi. Che c'è qua? La cassa. Salve signorina. Salve. Aspetta che... Quindi molto, sarebbe molto, cioè si potrebbe fare un sacco di cose belle in questa città, però la gente ne fa poco qua. Cioè la città ci offre molte cose. Tipo di oggi qua ci mettiamo la samurai in rosa. Esatto, no. No, però tipo io dico, potrebbero veramente chiedere al comune di allestire un bel proiettore con un film, si sa ben che si può ben fare, no? Ti ricordi che l'hanno già fatto in passato. Ah, qui ci sarà il nostro coso, il nostro... Esatto, sai? Poi potrebbero fare lì, mettersi lì a vendere biglietti, l'ingresso. Chiamano tutti i locali a vendere da bere e da mangiare, tipo, giusto per fare una cosa comune, no? Tipo sì. Tutti i locali di Los Santos a vendere cibo e acqua, cibo alcolici e poi si guarda il film tutti insieme e poi si esce e facciamo, se vogliono, gli autografi, le foto, eccetera. E, e poi dopo... Ma perché sta a roulette? Infatti io sono andata a modificare il nome, cioè ho mandato un messaggio, scrivili che si chiami Scarlett. Perché cosa, come si chiama? Sposta la tua macchina, va magari. Sì. Attenzione. Scendo. Brava, scende prima del guidatore, bravissima. Salve. Ciao Elisa, ma Scarlett? E sta arrivando, sta sistemando la macchina che era un po' messa male. Ah, ho capito, mi è arrivato di fretta, cazzo. E niente, qua si corre sempre, Franco. Sì. Oh, ma adesso lavoro dai grossisti, ancora peggio. Ah, non fa più il pescatore, quindi? No, perciò è... Eccomi. Un macello, scusa un attimo che devo consegnare. Prego. Eccomi. Eccoti. Allora ti ho portato 200 di etanolo. Poi dopo. Cioè, ma ha detto Willy se potevi portare il carico. Sì, tuo. sì, poi dopo ti porto i 100 di glutammato e i 100 di Willy, va bene? Ok, sì.
riesco a passarti tutto. Tiri per terra, te lo appoggio qua. Ecco qua. Vado a prendere gli... Andiamo a prendere gli altri. Signore? Salve. Franco, vedi che è rimasta la macchina in moto, eh? Mannaccia. Ecco a te. Grazie. E ti vado a prendere il resto, va bene? Mm-hmm, ci vediamo fra poco. Ciao Elisa. Ciao. Ciao Franco, a dopo. Dicevo, mo torno, capito? Dopo. Ah, prego. Non ci va. Scala, tra poco c'è cambio economia, quindi potrei scappare via adesso, tra poco. Ti aiuti a me? Oh, grazie, gentilissimo. No, aiuto me, che ho il magazzino pieno. Che schifo. No, adesso cambio tra un qualche secondo, ma... Ai ai ai, economia variabile, quanto fastidio. Cosa lì? Sta economia così che cambia a continuazione, quanto fastidio. Scusa, non è lei. Sì, però... Cazzo, cioè, io ho due cose da vendere e sono sempre basse, cioè... Oppure ho sempre, sempre la solita alta e l'altra mai, cioè, boh. Io veramente... Madonna, sono entrata 5 e ancora non è cambiata, che nervosa. Che temporale che c'è poi. Mamma mia, non cambia più sta economia. Eccola. Vaffan. Era scura 98. Se vuoi andare, ti porto su. Tu. Sì, ti accompagno su, dai. Dai, signora, che sono di qualcosa. L'alcolica? Okay, oddio, così. Mi sa che sta sussurrando, signora, che non la sento. Come? Mi sa che sta sussurrando perché non la sento. Dice? Sì. Un attimo che... Ecco lei. Andiamo Scarlett? Sì. 100 le porto io. Andiamo. 100 le porto io Scarlett. Ah, oh, ok. Te le porto anch'io se vuoi a sto punto. Perfetto. Ho messo.
E lì? Sì, ho visto, fa schifo. Fa schifo. Dove sei? Sto compagno Scarlet su allo mio toolbend, lei fa un giro di vendita in vita scura. E nulla. Ero qua giù, sto guardando l'economia e ho detto, se è bella economia scappo Scarlet. Le fa, sì, va bene, guardo, niente, ok. Fa schifo. Lei era birra scura 98 e allora faccio Steve, barrette energetiche 99. Mamma mia. Cazzo, aspetta, devo muoversi allora. Muoviti Scarlet! Nulla. Vabbè, se vengo un attimo allo YouTube che mi rompo il cazzo, stare qui su. Guarda, ho cucinato. Potevi anche aprire, potevi a sto punto, cioè. Però è venuto un ragazzino già, solo un quel ragazzino di ieri è venuto. Sì. Ha detto che ce l'ha lui, cioè tu ce l'hai a morte con quel ragazzino, come mai? Non è vero, non è vero. Ha detto che c'era il padre, tuo padre c'era, anche Orlando. Sì, il mio padre, non è il mio padre, cioè il mio padre acquisito. Ah beh, ho capito, però diceva che non ce l'aveva a morte con... tu ce l'hai a morte con lui. Diciamo che sono un po' arrabbiata perché se Orlando è venuto voleva farlo mettere nella famiglia così nel nulla sto qua. Ah, niente. E quindi sì, vabbè, ma già sta ma mi ha rubato 3 cannucce e una granita praticamente. Ti ha rubato una granita, ma? No, una granita in senso che ha voluto scroccare una granita. Vabbè, sì. gliel'ho data gratuita, ma la prossima non gli do proprio nulla. Che devo fare? Cioè, sì, fatto bene. Vabbè, io vado dove tu, ci sia più tardi. Ok, ciao. Dai, vieni lì così cacchieriamo un po' che c'è anche Scarlet. Sì. Ciao, Ali. Ciao. Devo far veloce perché c'è Steve che ha la barretta energetica 99. Se va Steve e Letta insieme, ci bruciano tutto lo tool. Li picchio. Vabbè, che stanno tu, con chi hai parlato? Con Valeria, mi ha detto che c'è la barretta energetica 99. Oh, e se Steve e Letta vedono che c'è quello, corrono lo tool e... Mi picchio. Ecco la nebbia. Oh, no, non vedo il ponte bene. Aiuto. Ok. Brutto sta parte. Poi qua se cade sotto il ponte è un casino, che si rompe la macchina. Quante volte ho fatto lì? Ma ricordo in un film, ricordo di un maggiolone che un maggiolino che è caduto sotto il ponte qui in un film ho visto. Un maggiolino verde. Scarlet, tu l'hai visto quel film? No. Strano. Forse. Vai, vai, veloce con quello di campagna. Sì, sì. La macchina? Può darsi. Oddio. Ho paura di cadere nel mondo parallelo. Eccoli, guarda lì. Mannaggia. Ah, che cazzo! Hai parcheggiato? E non si è sentito? No, non me ne ho accorto. Volevo chiedere a un amico. Minchia. Ha sfondato la serrata. Non è per voi, scusate, ma è per sicurezza. Ma sì, è meglio così. Sì, tranquilla. Non è per noi, che ci volevi rapinare, Scarlett? Dammi tutti i soldi che ho. Dammi tutti i soldi che ho. Wow, che voce, chi era? Elisa? Sì, era vocino molto... Scusate, molto rauca, sì. Pronto, buonasera. Tu ce l'hai? Cosa? No, ce l'ho nella macchina. Questa? Quale? Sta qui, sì. Sì, caro, 10 minuti e sto in palestra. Prendila. Ma non questa macchina, ce l'ho nella... Perfetto, ci vediamo fra 10 minuti. Ciao carissimo, ciao. Questa è ok, Valeria. Sì. Wey. Valeria. Oi, allora, tutto positivo per voi. E niente.
Già. Eh sì, che palle. Vediamo il prossimo cambio. Non è per forza. A 56 sempre. Fra 13 minuti. Ho visto spesso che il tequila ha delle belle economie. Io non le sfrutto mai. E niente. Non le sfrutti mai. No. Cioè, siamo state sfigate lì. Già. Cioè, diamo il pacco pregiato a 402, le ciliegie a 186. Lei, visto che c'è la pistola in mano, non vedo che succede qualcosa. Mi manda un messaggio a Gennaro e dice che siamo un attimo qua a vendere l'ingrosso. Ah, se vuoi venire qui lui? No, che sta messo a aspettare il carico. Ah, ok, scrivo. Se succede qualcosa non voglio avere il telefono in mano. C'ho un mano in alto. No, faccio così, faccio la vedetta da qua. Scritto. Andiamo quasi finito. Ho finito. Io anche. Andiamo. Meno male, bella. Lasciate qualcosa, grandi. Ciao ragazze. A posto, noi scappiamo allora. Dopo. Ciao. Ciao Elisa, ciao Scarlett. Secondo Scarlett devo scrivere un messaggio, però non ti metti qua, metti la foto. Qui così vediamo anche per loro se ho qualcuno. E mi divido soldini.
Ok, posso andare. I soldini. Eh? I soldini. Sì, sì, tieni. Però mi tengo anche 1-2 birre per lasciarmi. Oddio, quante cazzo soldi avevo io? Non mi ricordo quanti soldi avevo. Dovrebbe essere 16.200 qualcosa, aspetta. 16.262. Madonna mia, tu ce li hai? Li ho finiti. Come li hai finiti? Ci sono la parte di 3. Oggi mi ero dato 500 di glutammato e mi è arrivato. Minchia. Devo ancora andare a prenderle. Devo farmi portare la tua ancora 100 pezzi di carne e da Zobito 200 pezzi di pesce. Che da quanto stai con l'esperienzuccio? 43. Vabbè, non sei messa male. Ma ci vuole un bel po' ora che arrivo al livello massimo di qualità. Diciamo che tra business e più vecchi sono stata l'ultima. Sì, ma perché hai avuto. Tu hai fatto anche tante assenze in un periodo. Diciamo che l'ultimo sarebbe stato lo smoke, ecco. Beh, ora lo smoke non c'è più. Sì. Chissà che se riuscirà. Oddio, chissà che riuscirà a prenderselo lo smoke. Babbo. Madonna. Grazie. Babbo, ti lascio... non ho depositato. Gesù. Stronzo. Che vuoi? A chi? Ah, sono dietro che suona? Sì, che suona. Hanno fretta, vabbè. Perché saltano sempre le macchine, figli mio? Anche se vai piano salta la macchina. Ma io vengo te ne vai, te posso. Vabbè, ma te posso, no. Una cosa che non faccio mai. Allora, questo è di tuo fratello. Sì. Adesso diventi il tuo. Allora, se mi dai $100, io provo a fare un annuncio che chiama Ma che tempaccio, speriamo qua stasera al tuning si visto tempo cambia. Già. Allora, aspetta. Sì, totale sono 37,5 Scarlet e 10
100. Allora, stanno 37.000 e 5 miei. Sono 47.5 con tutto quello di Willy. Giusto? Cioè, 47.500? Sì, con tutti i... quella di... La... quanto viene quello di viene 10.000. Ah, 100, okay, al pezzo. Sì, sì. 37.5, 10, 47.5. Non l'ho fatto. A posto. Va bene. Riesco qua e vado a faccio... Sì, 68. Va bene. Ciao, ciao. A dopo. Bionda. Ti incazzare. Perché? Ti vedi incazzato. Vedi, non messi l'ho fatti mettere d'accordo i ragazzi, guarda, va. Servizio taxi disponibile in città, i migliori tassisti, Mimmo e Franco. Al vostro servizio. Sono un grande. Gianni! Bravissimi! Evviva! Vedi? Così gli accordi si fanno. Dai, spero per voi, dai. Speriamo bene, dai, vediamo un po'. Vabbè, io scappo che c'ho da fare, ragazzi. Va bene, ciao. Tu ce l'hai sempre il mio numero, Franco. Controlla. Io non mi ricordo se ce l'ho ancora. Franco. La conosci il Mimmo? Ah. Eh? Ciao Scarlettina. Ciao Mimmo, come va? Mimmo, sì, l'ho conosciuto oggi. Non abbastanza. Sì, sì. Allora, vediamo, mettiamoci qua. Ciao. Cosa? Vedi, vedi. Oh. Allora, 103. Forse. Trattino 1080. Non vuoi parlare? Sì, bravissimo. Gennaro. Diciamo che sta qua, mi è venuto il morito stamattina. Sì, Mimmo. Una brava persona. Vero, ci sono l'edico? Sì. Quello che diciamo che lei mi odia un po'. Quindi... Elisa? Sì. Elisa? Mi voleva picchiare. Ma... Non è vero? Perché? Elisa, vieni qua. Non voglio picchiarlo io. Non l'avevo detto. Sì, mi ha minacciato. Come ti ha minacciato? Non è vero. Elisa! Ma non è vero. Sì, hai visto su... Cioè, se un ex sbirro e minacci le persone. Ma non è vero! Non l'ho mai voluto picchiare. Non è vero. Dov'è che ci si fa le vendite? Continuava a farsi i cavoli miei e ho detto vai lontano, se no veramente mi incazzo. Non è vero che mi faccio i cavoli tuoi. Se stava avvicinando alla mia, al mio ufficio, ascoltare come diciamo io Orlando, comunque no? Manderanno un'email a tutti, capito Fran? E quindi ho detto allontanati se non mi incazzo, gli ho detto, cioè. Ciao bello. E poi è nel garage. Ciao ciao. Ciao Gianni. Ciao. Non dimenticarti. No, tranqui, 68 47.500. Faccio tuo cazzo. Poi nel garage. Nel garage, cosa? Lisa. Come nel garage? Allora, nel garage io l'ho salutata. Metto ciao sorellina, io ho detto cosa? E ciao signorina, ah ok, meglio, ho detto. Cosa così? Sì, però mi ha inseguito per tutto il garage. Sì, perché volevo fermarlo per chiedergli cosa avesse detto. Non potevo mica sentirlo da 500 metri. Così, era un po' infatti. Perché lui, però, diciamo, si faceva i cazzi mentre parlavo con Orlando di cose serie e mi sono incazzata da lì. No, perché Orlando ha detto io voglio prendere Mimmo e lei ha fatto no, lui non lo voglio. Ma come no? Io lo voglio Mimmo come fratellino. Perché va è uno bene? Scemo. Ma... Che? È un attimo solo nei miei pensieri. Vabbè, ma gli deve scappare. Vabbè. Non è tipo tosta, neanche mi sento che schiaccia. Vabbè. Quindi papà ti vuole come fratellino? Sì, ma penso di dire di no perché ho paura. Paura? Di lei. No, ma lasciala perdere lei, tanto ci penso io. Ho capito, ma dopo se diventiamo... fratellini, dopo sempre lei che mi vuole pugnalare alle spalle. No, ma non lo fa, tutto fumo, niente arrosto, tranquillo proprio. E
sembrato, ha iniziato a prendere pure a calci la macchina del tuo papà. Un po' pericolosa. Tranquillo che ci penso io a lei. Va bene. Tu come stai? Che hai fatto oggi? Ma niente, stavo lavorando un po'. Ah. Comunque non sono riuscita a trovare il... come si chiama il... Sciroppo d'acero. Il sciroppo d'acero. L'hai trovato? Ancora no. Mannaggia. Ora vado a vedere meglio. Bisogna ordinarlo dal Canada. Ah. Dal Canada. Dal Canada. Sì. Molto lontano. Ma che occhi blu che hai, super azzurri ghiaccio. Azzurro. Azzurro. Ah, a proposito, ma sai se hanno aperto l'officina? Se non sbaglio credo stasera l'aprono. Ah, che pizza però. Ma ho visto su Lifebook che avete fatto... Ah no, non eravate voi. Che cosa? Che hanno fatto? No, cioè... era il suo locale che aveva fatto la pubblicità. Ci hanno confuso. Io devo ancora fare un nuovo volantino per la pagina. Devi fare il volantino nuovo? Sì, per i prezzi. Che cambiano? Prima erano 150, ora erano 200. Ammazza. Però le cose che fate sono super buone. Vuoi una birra? Te l'offro io, analcolica, con lo zucchero. Sì, grazie. Arrivo subito. L'annuncio non ha funzionato. Lisa! Porca miseria. Da fare un attimo il bonifico a Gennaro prima che mi dimentico. Ok. Arrivo subito. Sì. Chissà se piove ancora. Fammi andare a vedere.
Eccomi. Scusate. Scarlett. Scarlett. Ciao Maria, questo messo giù, ma era un attimo poi, occupata nei pensieri. Era. Non ti preoccupare lì. Senti un po', ti devo fare il bonifico di ieri. Io a ah, te. Sì, sì, è vero, è vero. Allora, devi... Ti devo 33.100. Vedi un po' se i tuoi calcoli sono giusti. Controllo. Esatto, 33.100 mi devi. Sì, ti devo fare al 24, vero? Al 24, sì, grazie. Ok. A posto. Ciao. Ciao, 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 lì. Dove è andata Scarlett? Dove è andata Scarlett? Non saprei. Dove sei? Da lì. Dove sei? Ho fatto, se non ho fatto il bonifico generale, arrivo subito. Sono ah, ok, ero nei pensieri io. Lo so. Va bene. Che vuoi picchiare Mimmo? Ma non voglio picchiare, se c'è. No. E continua. Elisa. Non lo voglio picchiare. Detto che si faceva i cazzi miei, no? E oh, fianco... dice, signore, stiamo parlando in privato. No, ho detto, senti, ti allontani per favore, perché Orlando ha detto, poi allontanati, stiamo parlando cose private. E gli fa, sì, sì, ok, si è allontanato. Poi torna, ci avvicinava. Senti, puoi allontanarti per favore, stiamo ancora parlando cose private. E si allontanava. E poi si avvicinava. Ci ho detto, senta, si può allontanare, se no inizia, se no mi incazzo, gli ho detto. E poi ma dopo... Lo sai che, cioè... Vabbè. Cioè, ha 29 anni. Però se dimostra 55 in meno. Comunque, cioè, comunque, cioè, è una mentalità un po' sì. Vabbè, comunque, il fatto sta, l'ho detto, e lui se l'è presa come se fosse chissà che cosa. Poi dopo, e lui se l'è presa perché gli ho detto così. Poi dopo, Orlando vuole prendere in famiglia e gli ho detto di no, perché cioè, non... già abbiamo Orlando che io è un peso. Abbiamo Orlando che è un peso enorme da avere in famiglia. Poi se prendiamo pure lui in famiglia, abbiamo un altro peso in più da poter sopportare. Io la voglio come fratello. Ma a me non cambia, l'importante è che non faccia il peso. Cioè, ho detto no, ne parliamo con tutti e poi vediamo, non è che decidi così di punto in bianco, prendiamolo in famiglia. Facciamo una riunione, ne discutiamo tutti insieme, la democrazia vince, tipo chi la maggioranza. Sono l'ultima figlia, ricordati. Io sono la terza. Lo so, ma non me ne frega, ma valiamo tutti uguale. Il fatto sta che, il fatto sta che comunque bisogna decidere insieme, non è che decide lui prendere chi prendere, cioè. Chi, Orlando? Sì, non è che decide lui, cioè, decidiamo un po' tutti. Vabbè, cioè. Ma lui è il padre, lui può decidere. Sì, ok, ma non è, la famiglia non è solo sua, è di tutti. Ma a te non è che abbiamo deciso noi, ha deciso lui. Beh, lì eravate ancora, erano ancora in due, Willy e... No, eravamo in sei. Ma in realtà eravate in, cioè, era, l'ufficiale era... Io non ho deciso, io non ti voglio come sorella, va bene? Ok, allora me ne vado, ciao. No, sto scherzando. Ehi. Sto scherzando, Lisa. Ciao. Ciao Elisa. Purtroppo non sono riuscito ancora a trovare nessuno della polizia o degli sceriffi per chiedere della pagina. Ah, beh, niente. Ma tu sai con chi io dovrei parlare? Parla con Gobblers, sì, con il tenente Gobblers. Tenente Gobblers. Oh, okay, capitano. Quindi sceriffi. No, no, Gobblers è polizia. Ah, ma chi è? No, forse non ho capito. Heinrich Gobblers, tenente di polizia. Ah, forse ho capito. Passa pure la scatola, metti qua. Ecco. Perfetto. Quant'è totale? Sono 8.500.
Vabbè, dai, io devo andare al lavoro. Arrivederci. Buona giornata. A te, Scarlett. Arrivederci. Grazie mille a te. Elisa, a te invece come va? A me è tutto bene, a me. Tu? Va bene, sto facendo un po' di rinnovi oggi. Ho finito di riempire il magazzino per l'armeria, che ieri mi hanno comprato roba. E adesso sono un po' in pace. Devo fare. Devo rinnovare l'assicurazione medica, ma non c'è nessuno. E in polizia e anche il porto d'armi non c'è nessuno. Ti hai comprato un po' di roba ieri, quindi? Io devo rinnovare. Sì, il solito carico mensile. Più che altro il ferro per i colpi, perché c'è tanta. Sai, più che altro non è tante le pistole che vendi, ma i colpi. Quindi fanno quel carico di 400 pezzi al mese. Mi hai aiutato prima. Sì, sì. Che quelli più che altro vanno, che vuoi. Poi vabbè. Adesso forse con Gennaro o magari qualche carico anche con i grossisti, però vediamo. Oggi non l'ho sentito. Sì, loro per i pesci, per fare i pacchi serve. E adesso ho visto anche Giove che ha fatto l'annuncio su Lifebook per cercare alghe medie, mi pare, cercava. Mi sto facendo sapono altre. Ecco. Vabbè, dai. Vado avanti a appoggiare questa roba a casa e vado un po' a mangiare adesso. Va bene, ci vediamo più tardi. Ciao. A dopo. Mi sento che servono altre, perché io ce l'ho fatta con 5. Devo andare in bagno. Devo andare sopra letto io un attimo. Perché non mi ricordo un attimo quante cose mi ha parlato Totò. Che cazzo, adesso si sveglia sto qua, mamma mia. Totò. Quante cose mi hai portato stamattina? La mattina ho portato 100 pezzi di carne io, tu ne quanti ne hai portati? Credo, totali credo che erano 150. No, io ho portato 100 pezzi, quindi non è possibile che sono 150. Cioè, io ne ho portati 100, ne ho portati. E tu le porti altre 150, forse erano 200. No, stamattina totale forse non mi ricordo. Io ne ho portati su 100, Totò. Ho capito, non penso non che tu abbia fatto un viaggio con 50 pezzi, cioè non credo tu abbia fatto un viaggio con solo 50 pezzi di carne, cioè non credo sia così scemo da fare un viaggio con solo 50. Boh, non lo so, vabbè, magari te ne faccio solo 150. Ne porti su altri 50, perché mi sa che ho un porto 200. Quanti ne porti tu a botta su? Solo in mezzo vuoto dovevo riuscire a portarne 150. Ecco, allora me ne mancano 50, perché abbiamo fatto un viaggio io e un viaggio te. 50 pezzi di portarmi su. Vabbè, comunque se c'è Vale lì, magari all'attività, al negozio, magari dighi da un'occhiata. Non lo so, Valeria, per ora perché no, stamattina, non mi ricordo se stamattina riuscivo a portarne 150 o meno, capisci? Questo è il problema. Ah, Totò, Vabbè, comunque. Devi saperlo tu, non devo saperlo io. Cioè, se tu credi ti porto il resto dopo. Io ho detto va bene. No, tu devi andare. No, dovevi andare a mangiare tu. Mi hai detto facciamo dopo che dovevi andare. Esatto, tu devi portare quindi il resto dopo. Ti sei svegliato? Lo so. Cavolo, cioè. No, io sono stato in città tutto pomeriggio, sono in città. Io aspettavo la tua chiamata. Stato pure con Valeria, sono stato pure. Io aspettavo la tua chiamata. Va bene, dai, ora fra poco ti vado a fare altri 150. No, esatto. Ora cioè, no, 50 solo ho bisogno. Ne hai già portati su 150, io 100, quindi sono 250. Ah, non è 300. Me ne servono 300, ok? Io ne ho già portati su 100, tu ne portati su 150, 100 più 150 sono 250, Totò, e mancano altri 50. Boh, mi sembrava. Mi sembrava che avevo portato la metà io, veramente. Non è vero. Boh, vabbè, se dici tu, va bene. No, boh, vai, facciamo così, adesso chiamo Valeria, chiedo quanto è. Tu intanto vai in macelleria, perché sono di frettissima. Va bene. Ciao. Ma mi fa incazzare quando si sveglia così tardi, sto qua. Io ero qui da ore. E cazzo, chiamami, Dio mio, ti chiami per più tardi. Totò. Tanto che ne frega di vendere, no? Tanto è pieno di soldi. Sì, chiama Totò. Ho sbagliato numero.
Oddio, che è successo? Ma che sono alterata, mi sono. Valeria, senti, scusami, sei al mojito? No, sto arrivando al mojito, perché? Ok, e perché io non mi ricordo quanta carne c'era nel mojito, nel magazzino. Se non Carne ricordo ma cruda. magazzino di carne cruda ho visto 250, Ok, se vedi che io ho sempre ragione. non Vabbè, erro. Che? Mo, vedo se vuoi Totò. ti do una conferma. Totò, l'escursione con Totò. No, no, niente, ma no, ma lo sapevo che è un 250. Ma io ti ho Vabbè. detto, vado su e ti faccio sapere, che Sì, sto che fra va qualche bene. minuto cambia anche l'economia. Eh sì, infatti adesso salgo su io anche. Sì. Vabbè, ci vediamo su. Va bene, Ciao! ciao ciao ciao. Vabbè, vado su Scarlett, grazie di tutto, ci vediamo più tardi. Tranquilla, grazie a te, Eli. Ciao. Okay. Ciao. Chi è che mi ha scritto? Grazie per il follow, omgod02. Benvenuto al canale. Che cazzo? Ok. Andiamo all'economy, cambio adesso. Oddio, salto! Ok. Mamma mia, che schifo! Che ordine di carne. Io giuro che proprio mi ingarda Poi? la pazienza, eh. Che è Fettine di successo? carne 97. Solo le fettine di carne, il Ma pesce porco 50. due! Cristo Vabbè, santo! andiamo su e vediamo sta carne, E va, per cavolo, forza, aperto, io c'ho la. Cioè, mi tolgo dalle scatole la carne che ho cucinato prima, quella Sì, io mia. adesso faccio un salto al magazzino, la prendo da lì che è più vicina. Esatto, vai, vai lì. Bam, bam. Oddio, ciao, ci vediamo Ciao, su, ciao, ciao. ciao, ciao. Che bello sto carrello volante. Ai ai ai. Ho detto to. Non ce la farò mai a prendere il carico. Pochissimo tempo, io ho ancora circa 10-15 minuti. Se il dottore ci fa così veloce, bene, altrimenti vado da Valeria. No, 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 mi sbatto contro lì. Perfetto. Che culo, che poi sbatto su quel finto piano, era finto su quella mappa, sbatto. Io vorrei qualcuno che mi clippasse tutte le cadute che faccio nel vuoto. Così un giorno faccio una raccolta video e tipo faccio un mega video a fine guai, quindi tutte le volte che cado sotto mappa mentre registro. Sarebbe divertente.
Te pareva. E mo so cazzi. Rip, ma proprio in grande. Ci sarà un Anduin in game? Boh. Bello, ero lassù tipo qualche secondo fa. E l'admin non arriva, e la live non posso intrattenerla. Che bello! Che gioia! L'admin c'è, ce ne sono due. Che bello fare le live e aspettare gli admin. Uno. Ce ne sono uno e due. Palle, dai, ci siete, Anni, rispondete, per favore. La rifaccio? La rifaccio o no? La rifaccio la chiamata anche se l'ho fatta pochi minuti fa. L'ho fatta 2 minuti fa. La rifaccio? La rifaccio. Sono caduto sotto mappa. Ora sono respawnato. Completamente da un'altra parte. Potete aiutarmi per favore? Qui da 5 minuti ormai.
Cioè, dai raga, cioè, almeno per favore. Oh, io avrò un ticket admin su, su un ticket su Discord se non mi rispondono, eh. Adesso aprono ticket su Discord se non mi rispondono qui, cioè sono due admin in game, ma dai, Dio mio, cioè... Cioè dimmi se io devo stare qui 10 minuti di live, Dio mio, a perdere tempo. Uno e due admin ci sono, dai... Cucù, sono qui. Cioè dai, come cazzo fanno a venire nessuno?
Ma sono qui da 10 minuti, ancora nessun ad mi è arrivato. Sono caduto sotto mappa. È la quarta chiamata che faccio. Ora sono finito lontanissimo da dove ero. Qualcuno è in grado di potermi aiutare, per favore? Quarta e terza chiamata che faccio. Ah. Dov'è la tua macchina? È all'entrata dei magazzini di Paleto, quella di Sandy Shores. Sono caduto entrando nel magazzino, sono caduto sotto mappa, sono respawnato sopra i magazzini che sono qua sotto. Dove sono i magazzini qua a sotto? Sandy Shores? È la casetta blu, lo vedi bene in mappa. È la stessa icona che c'è qui giù di magazzini, però a Sandy Shores, vicino all'acqua distillata. Grazie, che se entrano nel blip sono caduto sotto mappa, quindi ci servo ancora. Oh madonna mia. Ciao. Ciao, grazie. Io ci riprovo, ragazzi, a fare un'altra. No, magari non ci entro, ma non ci entro, va. Vabbè, raga, mi dispiace, siamo l'ultimo 10 minuti di live, è stato aspettare un admin, che peccato. Vabbè, sono stati occupati lì a fare, visto che è visto da carcerato, pare sì che sia facendo rep in carcere con qualcuno, sento che c'erano delle richieste, volevo fare delle rep di incarcerati, quindi... che cazzo. Un attimo, comunque sì, sto tornando sopra Paleto ora. Ok, va bene. Ti aspetto qui allora. Ci vediamo sul Mojito. Ok, ciao. Sì, però, cioè, che cazzo, che adesso mappa veramente sto anche andando piano apposta. Poi non sono neanche tanti play, cioè sono solo 23, cioè non è che deve caricare una marea di roba. Mamma mia, è soddisfacente sta cosa. Oddio mio. Mamma mia. Quel cretino.
Tanto adesso lo so caricare la sua mappa, quindi tanto ormai è inutile, anche se ero piano. Questi sono per i 50 rimanenti per la dottoressa Elisa. Sì. Nel magazzino, grazie. Sì. Totò, mannaggia a te che ti dimentichi le cose. Niente. Vado a mettere la roba. Mi sono dimenticato, scusami. Mi portare questi pezzi. No, te li volevo portare, glielo chiedo, gli avevo chiesto a Valeria se eri in città, se no andiamo a mettere con Jerry, pensa. Quindi gli avevo chiesto a Valeria io. Quindi. Però Totò, dai, Elisa, su. Te lascerò io i 50 pezzi. Sì, sì, metti pure dentro, metti, mamma mia. Ti devo pagare ancora? Sì, certo, devi pagare. Quanto sono in totale? Se hai detto giusto sono 300 in totale, se mi hai detto giusto. No, 300 pezzi in totale, $40, giusto? Esatto, 12 in totale, 12K. 12.000 te li mando ora. Controllo 64, giusto? Esatto. No, mandami un messaggio se ti arrivano. Ok, capo. Arrivati. Ecco, voglio risposto ora, arrivati. Prego, prego. Madonna, le fettine sono scese in modo drastico. Sì. Il pesce invece è di più ancora, eh. Fettina di tonno. Vabbè, vado un po' dentro io, ci ho andato. Sì, sì. Ok, muovete il mio, 300 pezzi, 500 dopo cessarli ora. Vediamo un po' che se c'è dei messaggi ancora da leggere. $7.500. Venite quindi giovedì stesso a ritirarlo. Vabbè, sì. Ho il magazzino pieno quasi, Valeria. Come il magazzino? Ma ti ho dato 850 pezzi? E che cazzo? Ho ancora 100 kg, ho ancora 90 kg di spazio. Vabbè, già ti ho dato quello. E devo portare ancora dentro 200 pezzi di pesce. Mettio lì. Infatti io l'ordine per domani lo faccio domani da Totò. Quello lì che 140 è extra. Ho bisogno ancora di 140 kg liberi, quindi... Ancora un bel po'. Ti posso mettere qualcosa dentro casa, ma dopo sai che è devo soggetto. Prendere ancora 70 pezzi, 70 pesci. 140 ma ti conviene, sono, ma no, non ti conviene 280 pesci.
Non ti conviene a questo punto evitare di prendere il pesce, visto che ne hai già così tanto in magazzino, oppure... No, no, ma tanto prima o poi arriverà il giorno in cui li venderò, quindi li tengo. Però il fatto sta che... Ok, adesso è un po' pieno, quindi devo cercare di svuotare oggi. Se riesco a vendertelo fino alle 9, perché stasera c'è l'evento tunic. Sì, sì, lo so, anche io sono lì. Ma quelle che sono? Pure la rimanenza di Tyra, pure qualcosa? O le vendute tutte quelle di Tyra? Non ne ho idea. Porca puttana. Che ne so io, boh, sono lì dentro. Sicuramente è proprio a pezzi di Tyra, sì. Vabbè. Dimmi, dimmi. $7,000 soldi non mancano. Black Ziad, uè, ciao, benvenuto in live, ciao. Ma no, non mi risponde alle domande, quindi venite giovedì stesso a ritirare la merce. Basta che me lo fai sapere. Perfetto. Oi. Che casino adesso che io voglio tiro più. Non lo so. Io vorrei liberarmi di 450 pesci. Quelli di scarsa qualità, che quelli sono... aspetta, non ricordo quanto è il peso. Può essere 225 kg? Impossibile. Cosa? 450 pesci, forse... No, impossibile. Quanti pesci c'hai tu?
quanto hai? Lì dentro al magazzino 4,50. E per 0,7, sì. 0,5, non è 0,5. Sono 225 kg. 225 kg. Se riesco a liberarti di quei 225 è a posto. Io mo quasi quasi aspetto quest'ultima economia, se vedo che cambia, cioè è positivo, prendo, vado a vendere e poi vado un attimo a casa a riposarmi lì. E adesso io tra poco vado a cena, quindi... Ci vediamo pure tra... io. È un'oretta circa. Ci vediamo tra un po'. Come mai non sei riuscita a... Te lo racconterò poi. Ok. Comunque, mi sa che tra poco vado, quindi... Magazzino fatto tutto quanto cosa fare, a posto. Vado, là, ci vediamo. Va bene, ciao. Ciao Elisa. Ciao. E ti devo qui ferma, mi sono un attimo preoccupata, così impalata. No, tranquilla. Tutto bene? Sì. Come va, sarà tutto bene il resto? Sì, tutto a posto. Tanto che non ci vediamo, tanto che ti ho visto scappavi da me perché pensavi che fossi un criminale. Com'è stata? E quando eri a casa tua, lì che ero con l'età di GTO che... Ah, ok, sì. Lì, ci siamo visti lì. Mi sono spaventata lì. Non era un buon periodo. Risolti i problemi? Suppongo di sì. Bene, sono contenta. Non si sa mai con quelle cose. Molte ritornano. Sì, ma non è altra. Come... Vabbè, allora che ci fai qua a paletto? Volevo venire a prendere qualcosa. Allora veloce che io ci vedrei che sta... è andata via. No, vabbè, non c'è problema. Poi mi sono fermata a fare due cose... È appena andata via Valeria, quindi mi sono da cena. Stasera magari. Sì, stasera. Poi ti dico, dico in anteprima, se vuoi, martedì sera penso di aprire il Pearl dalle 9:30 o 10 fino a mezzanotte circa. Ah, bene, dai. Una serata in centro sul molo, bellissimo. Speriamo che magari riesco a fare un salto. Dai, va bene allora. Ci vediamo, allora buona serata. Ci vediamo altrettanto magari. E buona cena, Elisa. Ciao, grazie anche a te. Ciao. Perfetto, va bene ragazzi, oggi live corta, travagliata, piena di problemi con
questi problemi qua veramente è un casino, guarda. Vabbè ragazzi, io tanto vi ringrazio tanto per essere stati con me qui in live. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al canale YouTube per vedere le repliche, punto esclamativo Discord per collegarvi al mio canale Discord. Sì, ce la farò, Discord per entrare nel mio canale Discord. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo. E ci vediamo tra un po' di giorni, diciamo tra domani magari. Ci vediamo domani, sì, penso di sì, domani mattina live. Ciao.